Un evento storico per Albenga, concertato sinergicamente, che apre la strada a nuove opportunità di forte collaborazione per raggiungere insieme futuri traguardi. Ma veramente un'atmosfera elettrizzante, una scommessa vinta dalla città. Siamo tutti contenti, entusiasti, ed essere riusciti a farlo insieme anche agli altri comuni ha un significato ancora maggiore. Insieme si riescono a ottenere dei risultati importanti. È stata dura, anche perché non è mai successo che ci sia stata una partenza di tappa ad Albenga, quindi nessuno sapeva, però credo che veramente siamo riusciti a centrare l'obiettivo, e devo ringraziare anche tutti i cittadini di Albenga perché hanno dato il massimo per far sì che si è ottenuto il risultato. Una bellissima giornata di sport, di gioia, c'è un entusiasmo che si percepisce alla pelle, quindi insomma, poi per un appassionato come me di ciclismo ancora di più. Insomma, con Riccardo è stato fatto un grande lavoro, e quindi credo che la città lo meritasse, e devo dire che la risposta che anche i negozi, i commercianti e i cittadini hanno dato è stata straordinaria. Hanno abbellito la città, è stato non solamente un fatto di sport, ma un fatto di cultura, cioè quello di voler bene alla città, alla Liguria, soprattutto in un giorno e in un periodo di tempo come l'Expo che guarda al mondo, quindi è molto bello. Guarda, siamo veramente emozionatissime e felicissime, perché credo che l'organizzazione oggi sia andata bene grazie a tutti, agli uffici, a noi e a tutta la città che ha risposto benissimo. Vedere i corridori così, la maglia rosa, per gli appassionati di ciclismo e di sport come sono io e come sono i miei colleghi, è penso bellissimo. Ma veramente direi che ieri, l'ho già detto, mi sentivo come un bambino alla vigilia di Natale, e oggi devo dire che il regalo è addirittura più bello di quanto me lo potessi immaginare, quindi io credo che più di così non sarebbe stato possibile fare. Speriamo che inizi un periodo favorevole per la nostra città. Fino adesso è andata benissimo, oltretutto poi il tempo ci ha aiutato veramente tanto, e col sole i colori del ciclismo sono ancora più belli, quindi io ringrazio tutti gli sportivi che oggi hanno deciso di passare la loro giornata ad Albenga, e mi auguro anche che questo Giro d'Italia vada bene per i colori del ciclismo italiano.